nostra curiosità, la nostra voglia di cercare sempre qualcosa di nuovo sarà il motore che ci aiuterà a cercare dei valori nuovi. Abbiamo altri luoghi da dover esplorare, a cominciare da questo luogo. Il secondo secolo di Moto Guzzi non poteva iniziare, secondo me, in un momento migliore per il marchio Moto Guzzi. Stiamo vivendo un forte passaggio generazionale all'interno del mondo dei guzzisti. Stiamo diventando sempre più attraenti per un mondo nuovo. Oggi cominciamo questo nuovo secolo molto fiduciosi, come un marchio importante, un marchio mondiale e soprattutto ancora un marchio italiano. Quello che ci dobbiamo aspettare dal futuro prossimo di Moto Guzzi si muove essenzialmente su tre livelli: il prodotto, le esperienze e i luoghi. Sono venuto da Napoli con la mia Bober per i 100 anni della Guzzi e viva la Guzzi! Festeggiamo oggi Moto Guzzi con V100, che è solo l'inizio di una Moto Guzzi che finalmente potrà esprimere modernità, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista delle sue forme. Non è soltanto un nuovo prodotto, ma è una nuova piattaforma che nei prossimi 5-6 anni si articolerà sul mercato con modelli diversi che andranno a coprire target diversi e modalità di uso differenti. Se dovessi riassumere la Moto Guzzi dei prossimi 100 anni in tre concetti: il rispetto per la tradizione, il mantenimento di questo spirito pionieristico che Moto Guzzi ha sempre avuto e poi, perché no, quello della bellezza. Very nice rims, beautiful design. Moto Guzzi forever! Moto Guzzi ha una forza e una storia incredibili che dobbiamo essere in grado di reinterpretare per le nuove generazioni di guzzisti. Io una cosa che adoro quando vado in moto è essere da sola. Se sulla strada apri e senti il motore, è per me tutte volte un'emozione unica. Dal punto di vista delle esperienze, e vuol dire portare le persone ad essere sempre più vicine al marchio, dai viaggi alle corse, ma anche esperienze di altro genere che possono essere legate a mondi non strettamente motociclistici. La musica, ad esempio. La musica è un mondo molto affine a Moto Guzzi. Abbiamo altri luoghi da dover esplorare per incrementare le esperienze e quindi attrarre sempre persone nuove. Infine i luoghi, a cominciare da questo luogo, che è un luogo sacro per il guzzista. Venire a Mandello è una necessità per noi. Questo luogo che cambierà, che diventerà un polo non solo produttivo, ma diventerà un polo culturale, diventerà un polo di divertimento. This is a total reorganization of the factory. We're also inviting visitors and customers into the very center of the factory complex, where there's a restaurant and a hotel and laboratories, where they can see bikes being renovated and customized. It's an incredible opportunity to invite people into the center of this legacy and of this future of the company. Just on this side of the test track will be a new museum that more than doubles the size of the existing museum. Per i 100 anni di Moto Guzzi stiamo facendo un'importante operazione di recupero conservativo sui modelli che abbiamo qua al museo. Penso che il significato sia questo: guardando la Casa dell'Aquila, gli artigli ancorati al passato e un battito di ali che guarda al futuro. For me it seemed very clear what the solution was: to bring people into this place and to see the historic buildings and brand new buildings looking to the future. This place is not just about maintaining 100 years
of the past, it's about 100 years in the future.